A San Giovanni Tatino sembra esserci una vera e propria emergenza amianto, dati inquietanti quelli illustrati dal circolo cittadino del PD che parla di 550 coperture tra abitazioni, attività produttive, rimesse e altre tipologie di edifici per un totale di oltre 200.000 metri quadri in zone peraltro sensibili con una densità abitativa elevata, edifici scolastici e campi sportivi. Esiste un piano per lo smaltimento, ma le operazioni di bonifica da parte dell'amministrazione comunale vanno molto a rilento. La stessa amministrazione, cosciente del problema, ha varato un piano per lo smaltimento dell'amianto composto di diverse azioni, purtroppo la maggior parte delle quali disattese. L'unica che ha avuto un qualche tipo di impatto è stata quella dell'erogazione di contributi, ma parliamo di 20.000 euro per smaltire coperture in Eternit non superiori a 20 metri quadrati. È chiaro e evidente che questo tipo di azione non risolve il problema. Nel piano si prevedeva la stipula di un protocollo con la ASL per procedere alle verifiche sull'integrità dei manufatti fatto in amianto e procedere eventualmente a una modifica. Ricordiamo che il sindaco ha il potere dell'ordinanza sindacale per intimare anche i privati di smaltire l'amianto qualora si ravvisino dei problemi per la salute pubblica. Era prevista anche l'attivazione di una comunicazione partecipata con i cittadini sul tema dell'amianto, anche questo è un altro tema disatteso. Bisognava attivare un ecosportello che doveva facilitare anche l'accesso a finanziamenti per i privati. Diciamo così, poco è stato fatto. Noi chiediamo all'amministrazione attui il piano che ha predisposto. C'è poi il caso della ex SAF, già segnalata dall'ARTA come area contaminata ed altamente inquinante, sulla quale però l'amministrazione comunale non si è ancora espressa. Può fare la sua parte la Regione ed è pronto a sollecitarla a dovere, in tal senso il consigliere regionale del PD Silvio Paolucci. Ma intanto quello che noi abbiamo rilevato è che nonostante vi è presente una doppia mappatura di siti da bonificare potenzialmente pericolosi per quanto riguarda l'amianto, fatta proprio dall'ARTA e registrata pubblica, quindi dalla Regione, non ci sono bandi che finanziano interventi di bonifica e quindi noi sollecitiamo in tale direzione. In secondo luogo, e questa è la seconda iniziativa, deve la Regione con i suoi enti strumentali e in collaborazione con l'amministrazione comunale garantire le verifiche, il controllo e eventuali provvedimenti per la tutela del diritto alla salute.